Ben trovati amici di Roma Ora. Ciao, guardate, ragazzi, il nostro Marco, ma dove ci troviamo? Ma questo posto incredibile, misterioso, affascinante, dove siamo? Tenuto un po' così, purtroppo, ma guardate un attimino questa passeggiata sospesa e che cosa si vede da quassù? Incredibile. Cerchiamo di capire dove ci troviamo. Eh sì, noi eravamo già stati qua, ma mai su questa parte della terrazza. Saliamo queste scale. Andiamo. Scopriamo insieme dove ci troviamo. Guardate che esplosione di primavera. La primavera. Ah, e si iniziano già a intravedere altri edifici che ci... Siamo a Villa Aldobrandini. Eh sì, ragazzi. Villa Aldobrandini, vedete lì? È quello il palazzo Aldobrandini che dà il nome a questo posto incredibile, purtroppo tenuto un po' così. Potrebbe essere tenuto molto, ma molto meglio. Guardate che bello, palazzo di origini cinquecentesche, poi modificato nel 600 e nel 700 e oggi ospita un istituto internazionale di diritto. E quindi adesso ci dirigiamo verso... Andiamo. Punto di osservazione strepitoso. Ce ne sono diversi, ma iniziamo da quello più bello. Da quello che fa più effetto, sì. Vedete, la villa è ricca di dettagli, di piccoli tesori da scoprire. Sì, tanti resti romani che riaffiorano, è proprio disegnata. E anche alberi meravigliosi come questo. Ma guardate che meraviglia questa terrazza, questo affaccio curiosissimo su Largo di Magna Napoli. La chiesa Santa Caterina da Siena a Magna Napoli e dietro la Torre delle Milizie. Ah, vedi, l'ultima volta che siamo stati qui era gennaio e Largo Magna Napoli era praticamente un cantiere. Adesso ci sono tutti i sanpietrini nuovi di zecca. E purtroppo sempre un gran traffico. Però l'aiuola è tornata libera. Eccolo che fantasia, è questa vista incredibile. Appunto, dicevo, la Torre delle Milizie appoggiata un po' storta, così un po' piegata sulla chiesa. Da quel lato il Quirinale con il suo torrino, bellissimo questo faccio. Questo busto in particolare mi fa sempre impressione perché sfida un po', no? Sì. La gravità mette un po' di ansia, mette un po' di paura, sì. E poi sullo sfondo anche appunto l'altare della Patria, le due chiese davanti alla colonna Traiana. E continuiamo perché da questo lato c'è ancora un altro affaccio. Seguiamo il nostro Andrea. Guarda già questo scorcio, quanto è bello. Incredibile. Questa è un'altra chicca unica, questa chiesa meravigliosa. Chiesa dei Santi Domenico e Sisto. Come vi avevamo detto l'altra volta, con questa affascinante scalinata, è la chiesa che Sorrentino aveva scelto per una scena drammatica della grande bellezza. Un capolavoro seicentesco questa chiesa. Questa che corre qua sotto è l'inizio di Via Panisperna. Andrea, che fai lassù? Sono venuto qui per farvi capire dove ci troviamo e da dove si entra dentro questa bellissima villa. Quella è Via Nazionale, lì giù Via Mazzarino e se scendiamo Palazzo Koch. Sì, Palazzo Koch, bellissimo. E di qua si esce dalla villa e si entra pure, insomma, queste sono entrata e uscita di Villa Aldobrandini. Ecco, ci si immerge anche un po' tra i resti romani. Diciamo che probabilmente questa entrata un po' così nascosta,
ragazzi. E anche la fortuna di questo posto, perché rimane non battutissimo. Fortuna e sfortuna insieme, diciamo. Sì, perché quello richiama anche un po' il degrado, però allo stesso tempo rende questo posto, no? Più segreto. Sì. Ed eccoci appunto all'uscita. Ed eccoci qua. Villa Aldobrandini. Aldobrandini. Questa, come sempre, è Roma ora. Roma mentre accade.